Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo appuntamento video. Lasciami parlare nel mio canale. Benvenuti in questo appuntamento di Top Muscle. Oggi siamo qui con una fitness girl, una di quelle che solleva anche tanto carico, quindi non una, diciamo, una fitness girl che si vede di solito in giro, non una che fa magari bodybuilding, bikini. Abbiamo qualcuno che fa più sport, un pochino più dinamica, ma che sa anche sollevare parecchio peso. Ci provo. Vuoi introdurti? Quanti anni hai? Chi sei? Da dove vieni? Che studi? Lavori? Che cosa fai? Okay. Raccontaci un po' di te. Allora, mi chiamo Alessia, ho 19 anni e abito in Valtellina. Sto frequentando il primo anno di dietistica, quindi studio, sono universitaria. E mi alleno, non so da quanti anni. Però seriamente, diciamo, da un anno e mezzo. Beh, ottimo. Che cosa fai di allenamento? Perché io so che te fai varie cose, non fai il classico bodybuilding per rimanere in forma, non fai lo yoga, perché vabbè, ogni tanto si sente anche dire che molte persone fanno yoga, zumba. Okay. È un po' difficile dire quello che faccio. Ma in realtà penso che abbiano inventato le parole apposta per questo. Diciamo che io mi classifico come una crossfitter, però secondo me il termine crossfitter significa che faccio tante cose. Perché alla fine il CrossFit comprende il powerlifting, il weightlifting, calisthenics e io faccio un po' tutte queste specialità. Adesso come adesso sto seguendo una programmazione di powerlifting su 3 giorni a settimana e faccio poi un allenamento di calisthenics in cui alleno le skill, perché le basi, quindi trazione dip, ce le ho già nella programmazione di powerlifting e cerco di andare a correre una volta a settimana per prepararmi alle Spartan Race, anche se in realtà adesso sono in sessione, quindi non lo sto molto facendo, però vabbè. Quindi, diciamo che facciamo per tutto. Un allenamento dinamico. Esatto. Vedi lo sport magari non a 365 gradi, però. Esatto, cioè funzionale. Esatto. Cioè nel senso che se dovete cambiare la lavatrice a casa vostra la chiamate su Instagram che lascerete sotto il link in descrizione e ve la alza. No, non è da gerare. Se dovete fare trasloco qui da sotto, quello è funzionale. Qual è il tuo esercizio preferito? Difficilissimo, devo pensarci. Allora, diciamo qual è il tuo muscolo preferito? No, lasciatemi un attimo. Il mio esercizio preferito è lo snatch. Ah, non l'ho mai sentito dire da una ragazza. Sì, lo snatch perché... Al massimo lo snack. Lo snatch perché è più completo, è un esercizio completo ed è elegante da vedere, secondo me. E poi mi piacciono tutte le skill del calisthenics perché secondo me vanno a coniugare forza da un lato e bellezza, precisione dall'altro lato. Quindi mi piacciono, anche se non le so ancora fare proprio benissimo, però ci provo. È abbastanza interessante, potremmo vedere anche in un futuro magari fare qualche video su le varie tecniche che potrebbero adottare delle ragazze in confronto a dei ragazzi, anche se per me l'allenamento è uno. Esatto, sono d'accordo su questo, cioè secondo me non esiste l'allenamento al maschile o l'allenamento al femminile, ma solamente l'allenamento, perché alla fine le ragazze sono esattamente in grado di fare tutto quello che fanno i ragazzi. Ovviamente proprio per le proporzioni, per esempio le ragazze fanno più fatica a imparare una trazione o una flessione, però non vuol dire che sia impossibile, cioè è solamente allenarsi e farsi il culo. Cosa ne pensi del bodybuilding, delle donne che si vedono tanto su Instagram, delle fitness girl che fanno praticamente glutei, circuiti per i glutei, dieta allora, per i glutei? Allora, ovviamente non è il mio mondo. Non che a noi non piacciono i glutei. No, io dico che secondo me c'è un po', si crea un po' un'illusione su Instagram, nel senso che ragazze che secondo me si allenano con i pesi, quindi quando vanno in palestra fanno squat, ma squat pesante, poi fanno dei circuiti per i glutei facendo credere alle altre ragazze che solo con quel circuito con i glutei puoi avere quei risultati, ma in realtà non è così, perché dietro dei fisici che si vedono sui social secondo me comunque c'è l'allenamento della forza. Quindi diciamo che è un modo per propinare un programma, sì, e far vedere che i tuoi esercizi, i tuoi circuiti sono migliori, ma in realtà o per c'è qualcosa di più sensato. Esatto, secondo me sì. Poi in maniera generale, non tutti che siano... No, sì, beh, sì, è ovvio, sì, poi questa è una generalizzazione. Sì, che poi è quello che fanno tutti, anche gli uomini. C'è gente che, adesso poi chiudiamo la parentesi, c'è gente che comunque si dopa, fa uso di sostanze, ma come è giusto che sia nel mondo del bodybuilding, si allena come una bestia, fa una dieta della Madonna, però poi è l'integratore che va a sponsorizzare, o la maglietta, che dici con questa maglietta, Vabbè, con la maglietta, sì, con queste magliette, anzi non ce l'abbiamo ancora. Quando le produrremo dovrete sapere che con queste magliette si acquisiscono comunque
5 kg di massa quando effettuerete l'ordine, più 5 kg quando vi arriva. Ecco, comunque questo ha senso prendere, però cioè, non è che siamo qui a fare una marchetta, voglio dire, è scelta. Come ti sei organizzata in questo periodo? Perché ormai è un anno che siamo praticamente fermi. Ok, allora vabbè, io sono stata fortunata perché praticamente all'inizio abbiamo costruito la palestra che vedrete o avrete visto nei video prima. Abbiamo chi? Io e il mio ragazzo. Io e il mio ragazzo, Yuri, che ha un video YouTube in cui costruisce attrezzature per allenarsi, è andata a seguirlo. Abbiamo costruito una palestra, quindi mi sono allenata tutto il tempo, non ho avuto problemi, ho continuato ad allenarmi. Comunque penso in generale che anche chi non fosse riuscito a proprio costruirsi una palestra, prendersi un bilanciere, abbia potuto allenarsi benissimo, perché è solo questione di volere, non è che le palestre sono chiuse, esatto. Quindi non puoi allenarti, anzi. Diciamo che in questo periodo è passata un po' la cosa, lo Stato vuole far chiudere, cioè vuole mettere in crisi questo settore, ma più che quello è passato, come dire, un messaggio, lo Stato non vuole che ci teniamo in forma, quasi. Mentre in realtà, sì, è vero, sta creando un danno economico alle palestre della Madonna, molti chiuderanno, molti sono sull'astrico e secondo me hanno fatto una gran cagata. Però c'è da dire che l'allenamento in sé, quindi anche solo la corsa o il muoversi, che avrebbe potuto fare il 100% della gente, molte persone hanno dato la colpa alla chiusura delle palestre per non far più niente. Beh, anche semplicemente il corpo libero. Cioè anche il corpo libero, serve... qualsiasi, ma anche camminare coi cani. Noi siamo l'esempio, noi tre e il suo ragazzo che è qua dietro le quinte, che dopo magari verrà a salutarci, siamo l'esempio che quattro persone su quattro che si trovano nello stesso posto, nello stesso momento, sono riuscite a trovare un'alternativa. Yuri per esempio ha costruito un sacco di roba, lei e Yuri con lei hanno costruito un altro home gym, io ho costruito qualcosa sono riuscito a comprare, Alessio è riuscito a comprare tra la prima e la seconda ondata qualcosa, quindi comunque lo spazio c'è stato per riuscire ad acquisire qualcosina, logico, bisogna investire dei soldi, però come qualsiasi cosa, se vuoi comprare qualcosa niente è gratis. Quanto sono importanti per te i fondamentali? Che se conosci i massimali magari. Vabbè, faccio powerlifting, quindi tanto. E vabbè, sono ovviamente gli esercizi più completi, soprattutto lo stacco, ma in realtà anche lo squat e la panca. E i miei massimali, non lo so di preciso, diciamo che di stacco sumo tra i 105 e i 110. 305. Beh, 105-110 non è male. Tra i 105-110 stacco normale 100 kg, invece poi di panca piana intorno ai 50 e squat in 85 circa. Poi non li so bene perché è un po' che non li provo, però no, noi dobbiamo stare attenti a chi indichiamo, perché lei è mingherlina, cioè nel senso, a parte che ha alto 1,90 m, no, non dimostra, ma sprigiona tantissima forza. Ma noi dobbiamo stare attenti perché noi comunque siamo dei palestrati più o meno normali, non oserei dire che sono sopra la media assolutamente, però ci sono ragazze come lei che le vedi tutte timidine, perché quanto fai? 200 kg di stacco? Non ti invito la prossima volta, mi fai gomma. Comunque, io direi, se sei d'accordo... Non è che sia, si può sempre migliorare. Beh, ovvio, sicuramente. Sono solo all'inizio. Ah, pensavo mi stessi insultando. Se sei d'accordo, ti farei vedere il video per vedere che tempo hai fatto. Va bene. Abbiamo sempre fatto distinzione uomo e donna. Siccome io adesso voglio fare un qualcosa di diverso, si chiamerà Top Muscle List, la lista di Top Muscle, e prendiamo il... E lo schiaffiamo qua. Però lascio un piccolo spazio perché magari potrebbe esserci qualcuno che fa meglio. Vediamo. Sei pronta? Sono pronta. Ti devo ricordare gli esercizi di solito, li ricordi? Sono. Che breve tempo possibile, Sì. Non sbattere da nessuna parte. No. Allora. Le transazioni tra un esercizio all'altro, falle il più veloce possibile. Sì. Che è in quello che si fa il tempo. Quando vuoi adesso ti dà il tempo. 3, 2, 1, via! 2, 3, 4, 5, guarda le mie braccia. Vabbè, ma ci sta, però c'è una coordinazione di movimento. L'unico modo per far veloce lo squat in realtà è ondeggiare anche, perché come fai a farlo così tanto veloce? Il push-up ti ha fatto perdere un pochino di tempo, È un po' di esitazione di push-up, però è normale. Le prossime cazzi. Vorrei dire che qua il numero 1 non ti ricorda nessuno. Poi una tecnica molto comoda sono le treccine, perché almeno non hai tutti i capelli da mangiare. Vero, legatevi i capelli, ragazze.
ma il cambio di esercizio è stato ottimo. Imbarazzante vedersi. Non penso che tu abbia visto, abbia calcolato quanto tempo ci hai messo. No. Comunque, quanto pensi di averci messo? Guarda i tempi. Difficile. Scusate ragazzi, allora, come avrete visto nel video di poco fa, abbiamo deciso di uniformare, poi rifaremo tutta l'impaginazione, non ci sarà più la distinzione uomo-donna, perché è ora di finirla con queste... E quindi... Anche perché abbiamo poche donne, credo. Perché abbiamo poche donne, ragazzi. Dai, quello. Come pensi di esserti piazzata? Allora, non lo so. O qua in mezzo. Allora, innanzitutto, cosa ne pensi del tempo di Vertigo? È assurdo. Non so chi sia Vertigo, però è stato bravo. Complimenti, Vertigo. È un tornado, praticamente. È veloce come un tornado. Sì, no, è molto veloce. Voglio vedere il suo video. Sì, perché non l'ho guardato il video su YouTube. Bravo. Lo trovi su YouTube, esatto. No, dopo lo guardiamo. Non lo so, allora secondo me potrei essere in posizione, non ho idea, potrei essere qua in mezzo tra Spugna e Clara Monaco, però anche qua su, non lo so, ci ha messo un po' la riflessione. Allora, Alessia? Sì? Io direi che secondo me potresti anche essere molto più, come dire, fiera di te stessa, perché non solo hai superato una donna, ma hai superato anche uno dei migliori bodybuilder d'Italia. Ecco qua. Sei in quarta posizione. Diciamo che ci potremmo allenare la prossima volta. E sempre se non li cambiamo per la prossima edizione di Top Muscle, verremo a richiamarti e magari vedrai di essere alla top one, almeno diciamo delle donne, anche se siamo tutti su una lista, ma almeno delle donne. Per ora ci sei. Ok, bene. Sono soddisfatta. Niente, complimenti perché veramente è un tempo non indifferente. Perché è un circuito che punta a buttare sangue dalla parte sopra, quindi dall'upper body, lower body, upper body, lower body. Sì. Diciamo ti rincoglionisce un po'. È un po' stressante da fare in veramente pochi secondi. E sono quasi, cosa sono, 50-60 ripetizioni? Sono 50 ripetizioni da fare in 30 secondi a cambiare, cioè è tosta. Niente, ti ringraziamo. Hai qualche domanda da farci? Non so, comprati dei menù al prossimo video. Mi incontro.